Ciao ragazzi, oggi sarò il vostro paleontologo insieme al mio amico Pteri. E oggi abbiamo fatto anche una grande magia. Sì. Da un libro sono usciti delle caramelle. E dalle caramelle sono usciti dei dinosauri. Ok, allora adesso cosa vogliamo fare, piccolo paleontologo? Spieghiamo un dinosauro. Po'? Vogliamo spiegare le caratteristiche dello spinosauro. Lo spinosauro era uno dei più grandi dinosauri esistenti e aveva anche il muso più lungo di tutti i dinosauri. E perché? Mangiava dei pesci, quindi come i coccodrilli. Quindi aveva questa faccia molto allungata perché doveva pescare pesci per potersi nutrire. E aveva anche molti più denti. Certo, e aveva le narici molto più sopra degli altri dinosauri perché gli servivano per respirare quando il becco, il musetto, come si vuole chiamare, era all'interno dell'acqua. E aveva questa grande spina sulla schiena che serviva per proteggersi. Per proteggersi dagli attacchi degli altri dinosauri. Ok. Poi? Mosa. Mosa. Un piccolo grande mosa. Il mosasauro è uno dei dinosauri più grandi. Marini. Ed era? Quindi che sta sott'acqua. E lui mangia squali. È molto forte come dinosauro. Sì, e riesci a ingoiare anche un Indominus Rex. Quale prendiamo? Prendiamo l'Indominus. Abbiamo avuto la stessa idea. Quindi l'Indominus Rex è uno dei dinosauri che non esisteva, perché è stato creato da due dinosauri. L'Indominus Rex è stato creato in laboratorio con il T-Rex e il Velociraptor. Il T-Rex che è questo e il Velociraptor che è questo. E hanno creato l'Indominus Rex. Molto forte. Molto forte. Carnivoro erbivoro. Carnivoro. Perché è creato da due carnivori. Poi un T-Rex. Un T-Rex. Carnivoro e è anche il re dei dinosauri. È chiamato il re dei dinosauri perché è il più conosciuto. Il più forte. Sì. È potente, grande, ha grandi dimensioni, vero? Sì, molto grandi. Poi abbiamo il Velociraptor blu. Blu è il Velociraptor più forte e agile di tutti. E anche molto intelligente. Molto intelligente. Perché il suo addestratore Owen li ha addomesticati. Gli ha insegnato quando attaccare, chi attaccare. E poi li protegge, no? Sì. I suoi quattro velociraptor proteggono Owen. Sì. E ascoltano quando lui gli dà dei comandi. Sì. Poi cosa abbiamo? L'ultimo, l'Indoraptor. Tutto nero con gli occhi rossi. L'Indoraptor è stato creato con un Indominus Rex. È stato creato con l'Indominus Rex e DNA di molti altri dinosauri. Ma anche lui è un carnivoro. È un carnivoro. Ed è molto feroce, ha denti molto appuntiti, forti. Certo. Ed è anche lui considerato un dinosauro molto molto forte. Sì. Bene, amici.
E dai nostri piccoli dinosauri Snapsquat di Jurassic World è tutto, mentre loro mangiano, fanno merenda. Noi vi salutiamo. E le caramelle sono più pesanti di loro. Noi vi salutiamo. Lasciate un like, attivate la campanella e iscrivetevi. Ciao! Ciao ragazzi! E benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo, come vedete, album panini dei calciatori. Questa è l'edizione 2023-2024. Questa è un'edizione speciale perché al suo interno porta 6 pacchetti di figurine. Come potete vedere, di tutte le nazionalità, di tutti i calciatori. E quindi vi facciamo vedere all'interno cos'altro c'è. Poi c'è una rivista con la scritta Bomber, tra cui il grande Osi. Questa rivista ci sono tutti gli accorgimenti, il Milan, il Bologna, tutti i big match, il Napoli col Milan, tutte le cose che riguardano il calcio. Mentre questo è l'album panini normale, che ci sono le prime due figurine in omaggio, e qui ci sono alla fine. Anche alla fine ci sono altre? Sono altre 4. Ah, ecco, altre 4 alla fine che sono omaggio. E quindi ci sono tutta il campionato di Serie A, Serie C, Serie B, le coppe, gli allenatori e tutto il resto, vedete? Tutte le squadre. E adesso apriamo le nostre bustine. Mattia apre le sue bustine. Vediamo un po'. Sono un po' arrabbiato. Vediamo chi esce. Vediamo. Ma sapete perché sono arrabbiato? Sì, ha perso il Napoli. Va bene. Queste sono le figurine che sono uscite. C'è 1, 2, 3, Barella, 4, poi 5, Mignon, 6, Forza, poi 7, 8 e 9. Poi apriamo le altre bustine e vediamo chi sono. Apriamo il secondo pacchettino di bustine. Apriamo bene, 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 bene e mettiamoli tutti in fila. Nathan! Nathan? Vediamo. Metti qua, speciale! Già ce l'ho! Speciale! Questa è una carta speciale. Poi ci sono i vari hashtag. Poi un altro ancora. Che belle queste. Apriamo ancora? Sì. L'ultima bustina per Mattia. Poi domani ne compriamo un'altra. Certo. Vediamo cosa c'è. Serie B. Serie B. Poi. Ed ecco qui nell'ultima bustina c'è Garcia, ex allenatore del Napoli, Raffaele Palladino e questi altri calciatori. Serie B è questo. Ok. Questi. Adesso apriamo quelle di Alfonso. Pronti con la prima bustina? Serie B. Serie B. E questo è tutto il bottino della prima bustina. Apriamo la seconda. Sì. Poi la squadra completa della Lazio. Poi non so questi cosa sono.
altri calciatori, ok, anche qualcuno della Juve. Ultima bustina. Sommer. Forte? È il portiere dell'Inter. Ah, ok. Allegri. Ok. Ragazzi, noi attacchiamo le figurine e per questo video è tutto. Lasciate un like, attivate la campanellina, iscrivetevi e ciao! Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo indovina i peluche. Allora, siamo pronti? Sì! Pronti? Sì! Ok. Mattia, inizi tu. È morbido e duro? È lungo e corto? Corto. Secondo te? Anche o anche nero? Adesso giratevi. Giratevi di là. Che io nascondo un altro peluche. L'ho nascosto. Adesso Alfonso. Lo posso girare io? Sì, ma non guardare nella scatola. Ha molte punte. Mm-hmm. Mi sembra che è il Velociraptor peluche. No? Ma non dovevi tirarlo fuori, dovevi prima indovinare. Ma come, dove l'hai comprato? Che cos'è? Oh. Il mastrone, le mostrone arancia. Ma pure il blu e verde. Ah, ma ce l'avevano i blu e verde. Solo questo. Giratevi di nuovo. Ok, senza sbirciare. Sì. Giratevi. Allora, adesso è turno di Mattia. Sì. Mattia, non sbirciare, non sbirciare. Sei pronto? Sì. Che cosa può essere, secondo te? Morbido? Morbido? Sì. Non guardare. Non si guarda. Mamma, va bene. Allora, è morbido? È blu. Sì. Ok, poi cosa pensi che sia? C'è una corona gialla. Una corona gialla. Ma non lo dovevi tirare. Così vedi che cos'è. Va bene, tira, 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 tira. È blu. Blu. Dai, dai, come dire? Ma hai detto che non ce li avevano gli altri. Allora chi è? Chi è questo mostro blu? Le Rainbow Friends. Adesso giratevi. Questo è il turno di Alfonso. Sì, certo, senza sbirciare. È grandissimo. È grande. Solo uno con la testa gigante. Mm-hmm. E Sonic nero. Bravissimo Mattia, allora girati. Guarda il giardino. Nascondiamo. Pronti? Sì. Gira. Indovina, indovinello. C'è un cappello. C'è un cappello che già lui ha sbirciato. No. No, non è sbirciato? È grande e piccolo? Non tirarlo già fuori. Grande. Grande. Mario. Mario. Sì. Quattro. Cioè. Allora, adesso è il turno di Alfonso. Girati. E Alfonso, girati. Senza sbirciare. Cosa potrebbe essere? Morbido? Ha questi... strappi. Strappi. Che secondo te cosa può essere? Aghi waghi arcobaleno. E va bene ragazzi, per questo video è tutto. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Attivate la campanellina. E seguiteci anche su Instagram e TikTok. Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video.
oggi siamo venuti al mare. Come potete sentire c'è un po' di vento e abbiamo fatto una caccia al tesoro. Dobbiamo trovare le figurine di Disney. C'è stato proposto di fare una caccia a tesoro. In questa caccia a tesoro dobbiamo stare attenti ai mostri di Garden of Fun che ci possono inseguire, quindi fate attenzione. Dobbiamo cercare nella sabbia le figure. Nella sabbia, sì. Che cos'è questa? Sabbia. E quindi? Ehi. Ok, dobbiamo cercare le bustine. Le bustine che dobbiamo cercare. Ok? Sì. Partiamo da destra. No, te l'ho vista io. Fammi vedere. Guardian of Bambam. Che brutti mostri. C'è pure questo uccello col becco rosa. Come si chiama questo? Opila. Come potete vedere sono adatti a bambini superiori ai 3 anni. Sì, da 3 anni in su. E si possono trovare in edicola. Pronti per la seconda bustina? Sì. Vediamo un po'. Io vedo qualcosina qui. Cerchiamo. La seconda è stata trovata. Adesso dobbiamo cercarne ancora altre. Vediamo un po'. Qua non c'è niente. Vediamo ancora più avanti. Cosa hai visto? È la terza che trovo io. Forse sta in acqua qualche altra bustina. Vediamo. Non vedo niente in acqua. No, non ci sono in acqua. Non ci sono? No. Come non ci sono? È stata ritrovata un'altra bustina. Beh, iniziamo ad aprire, ok? Sì, adesso abbiamo ripreso. Adesso le spacchettiamo. Iniziamo ad aprirle. Aspetta. Ad Alfonso. Gli è uscito. Quello che abbiamo Opila detto. Opila Board. Vediamo. Ci sono anche delle carte. Wow! Le carte. Vediamo un po' queste carte. Sono doppioni però le carte. Che belle. È uscito un doppione in una busta. Ma forse queste sono per fare il gioco quello là così e cercare due carte uguali. O no? Sì. Vabbè, dopo leggiamo meglio all'interno. Mattia apre la sua bustina. Sì, ma... la medusa. Non okay. Facciamo volare le carte però. Ok. Il giochino, a te qual è uscito? Appoggia sull'asciugamano le carte. Ops. C'era un mostro attaccato sul braccio di Mattia. Chi è? Di chi è? Il bianco? Come si chiama? Io non li conosco. Bambalena. Questo è Bambalena. Allora, ripetetemi i nomi. Il bianco e Bambalena. E l'uccello? Opila Bird. Vai Alfonso con l'altra bustina. Allora, è il terzo che trovo. Terzo. E poi abbiamo trovato due di questi. Due di quelli. E io ce l'ho questo. Abbiamo visto. Poi questo come si chiama? Non lo sappiamo come si chiama. Vabbè. Jumbo Josh. Vedete? Quanto sono brutti. Apri. Prendo prima le carte così non sbagliare. Sì. Opila Bird. Sì. Un
doppione. Sì. Va bene. Ok, un altro dopo. E che giochino ti è uscito? Mattia, sbircia, sbircia. Sì, vediamo un po'. Vediamo. La lumaca! Come si chiama? Io non lo so. Allora, questi sono i personaggi che abbiamo trovato. Questi sono i miei. Sì, questi sono i personaggi che abbiamo trovato dalle bustine. Ma dobbiamo continuare questa caccia al tesoro. Dobbiamo. Dovete farci sapere nei messaggi. Se vi è piaciuto questo video, dovete lasciare 10.000 like. 5.000? No, 100.000 like. 7.000 like. 7.000 like aggiudicato. Allora, 7.000 like a questo video. E dovete condividere questo video con i vostri amici. E in più, dobbiamo continuare a fare altre caccia a tesoro come queste? Garden of Bam Bam è tutto. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Lasciate like. Attivate la campanellina. E condividete questo video con tutti i vostri amici. Ciao! Ciao a tutti ragazzi! Oggi Chica Boom ci ha mandato un altro pacco. Come potete vedere abbiamo i nuovissimi Digipop. Apriamo un po' ed eccoli qua. Sono dei mini giochi da fare sfidando con i vostri amici, i vostri fratelli, le sorelle, e ci sono 6 versioni. Come potete vedere, queste 6 versioni del panda, il koala, la tigre, c'è anche Hello Kitty. Sì, quello grigio. C'è anche Hello Kitty per le femminucce e si possono giocare da bambini superiori ai 4 anni. Quindi Mattia può giocare. E vi faccio vedere che si possono trovare nelle migliori edicole, nei migliori negozi di giocattoli, oppure vi lascio il link in descrizione dello shop online e su questo avrete uno sconto del 20%. Apriamo e cosa abbiamo trovato all'interno? Io ho questo buco blu. Bellissimo! Bellissimo anche questo della tigre. Allora, ci sono varie modalità, si accende, c'è la musica, si può impostare il volume e dobbiamo essere molto astuti a digitare tutti i pop-it che si accendono. Chi vincerà? Siete pronti a sfidarvi? Facciamo vedere un attimo come si accende. Allora, ci sono i 3 pulsanti. Uno per la musica. Allora, no, questo si accende. Vedete? Poi... poi c'è l'intensità di volume, poi allora da dietro, vedete qua, si schiaccia e dovete schiacciare tutte le lucine che si accendono, vedete? Dovete essere più veloci di tutti. 3, 2, 1, via! Dove si accende? Vai Mattia, vai! Bravo! A me non si accende! Muovi questo? Queste sono tutte le modalità. Ehi, schiaccia in giù? Tu hai vinto. Vai Mattia, vai. A livello 2. Ora ci do qua. Togli il ditino. Togli le dita. Vai. Level 3.
Livello 3. Arrivo. Sono dei giochi bellissimi e sono anche molto indicati per i bambini, perché dicevo sono belli perché i bambini devono memorizzare le varie fasi dei livelli e quindi è un gioco anche di memoria. Mi raccomando, si possono acquistare nelle migliori edicole, nei migliori negozi di giocattoli e soprattutto sullo shop di Chicaboom, dove vi lascio il link in descrizione e lo sconto che vi effettuerò. Se questo gioco vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete i nostri video con i vostri amici. Ciao! Mentre loro continuano a giocare, che adesso sono impazziti per questo gioco, io vi saluto. Ciao! Ciao! Ehi! Ciao a tutti! Oggi facciamo vedere come ci prepariamo per andare a calcetto. Ci prepariamo, si prepara per andare a calcetto. Nel frattempo abbiamo messo già la divisa, ci mancano le scarpe e dobbiamo preparare lo zaino. Prepariamo il cambio con pantaloni, felpa, magliettina ovviamente del canale, magliettina intima, cose intime, accappatoio e asciugacapelli. Mettiamo tutto nello zaino. Lo zaino è pronto. Adesso prepariamo il resto e andiamo. Abbiamo messo le scarpette, la divisa è pronta, manca il kiwi perché oggi il tempo è un pochettino incerto e tra un po' andiamo. Adesso siamo in macchina. Vedete, siamo pronti per andare a calcetto. Il tempo, come potete vedere, è un po' incerto, però ci avviamo lo stesso. Ragazzi, io entro e ci vediamo più tardi.